Ciao a tutti da Tiziana Mano in Pasta. Oggi facciamo per la prima volta il pane con pasta madre. La prima volta c'è già stata, ma quando la pasta madre era ancora ai primi giorni. Quindi adesso facciamo la pasta madre, il pane con la pasta madre e ben matura. La mia titina, vi ricordate, no? La mia cara nonna. Allora, vi dico tutti gli ingredienti e andiamo a fare il nostro pane. Guardate. Qua ci sono 800 g di farina zero più 400 g di farina di semola rimarginata di grano duro, 33 g di sale, 400 g di pasta madre rinfrescata, guardate che spettacolo, 700 g di acqua tiepida, no, a temperatura ambiente, tiepida, e un cucchiaino di miele. Allora, adesso che facciamo? Abbiamo la nostra planetaria, però lo potete impastare a mano, lo sapete, ho sempre impastato, quindi o con planetaria o a mano è la stessa cosa. Andiamo a mettere nel nostro cestello della planetaria la nostra pasta madre. Io ogni volta che rinfresco per me è un grandissimo orgoglio, veramente. Quando rinfrescate potete mettere la pellicola, anche se si appiccica un poco, non fa niente, non fa assolutamente niente. La mettiamo nel nostro cestello, vorrei che vedeste dentro, guardate, vedete? È una grande emozione questa per me, veramente. Quindi mettiamo nel cestello. Vado a mettere metà dell'acqua tiepida, immergo il nostro gancio, mi raccomando con gancio. Adesso vado a impastare ad una velocità media. Poi ho detto impastare, ma era sciogliere. Dovevamo sciogliere il lievito nell'acqua. Adesso andiamo. Ah no, innanzitutto mettiamo il miele. Inseriamo la farina. Ora aggiungiamo il resto dell'acqua tiepida. Vi ricordo che la pasta madre è stata rinfrescata e raddoppiata tutto stamattina, quindi mi raccomando, non del giorno prima, preferibilmente rinfrescata la mattina, se impastiamo la mattina stesso e la fate raddoppiare, avete visto com'era bella la mia, no? Adesso il sale non lo mettete, quindi mettiamo il gancio e cominciamo ad impastare. Ho abbassato un po' la velocità per farmi sentire. Mentre impasta a una bella velocità, inseriamo il sale. Una volta che gli ingredienti si sono ben amalgamati insieme al sale, poi cominciamo ad impastare per bene per 7-8 minuti a un'elevata velocità. Ecco qua il nostro impasto, 8 minuti di impasto. Io vado a scendere tutto dal gancio. Ed eccolo qua il nostro impasto. A questo punto io copro con pellicola e vado a mettere in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio. Teniamo conto che non è lievito di birra, quindi ci vorrà un po' di più. Sono quelle 2, 3, al massimo 4 ore. Quindi, trascorse queste ore, tanto ce ne accorgiamo dall'ambiente che c'è nel nostro forno, no? La temperatura che c'è nel nostro forno. Quindi, trascorse queste ore, continuiamo con il nostro impasto. Il nostro impasto è raddoppiato. Adesso, io come sapete, ho sempre la ciotolina da parte con la farina di semola. Vado a spolverare il piano di farina e mi vado a versare l'impasto qua sul piano. Lo spolvero e siccome mi servono due panetti, perché questo impasto è fatto per due pani, vado a dividere a metà più o meno, diciamo a metà, no? Che io devo fare due pezzi di pane. Ecco qua. Vado a spolverare la superficie e lascio questo da parte. Spolvero anche questa e vado ad allargare l'impasto con i polpastrelli. A questo punto facciamo la prima piega. La prima piega è a libro. Facciamo così, in questo modo, e andiamo a fissare proprio, se sentiste sotto le mie dita, si scoppiettano le bollicine. Sono gli alveoli, no? Ecco, adesso vado a fare questo lavoro. Quindi, prima piega a libro, in questo modo. Poi aiutatevi spolverando un po' di farina. Stanno scoppiettando le bollicine. Ecco qua. Poi fate questo lavoro. Così.
e fissate. Vi faccio vedere il primo perché poi il secondo non ne vale la pena perché è la stessa cosa. Vedete? Davide, fa vedere se si vedono. Queste sono le bollicine, le vedete? Eccole. Ah, che belle. Adesso facciamo la stessa cosa. Quindi, praticamente, l'impasto viene steso, viene piegato a metà, sulla metà, l'altro sull'altra metà, e poi piegato nuovamente al libro. Quindi, appiccichiamo il tutto. Ecco qua. Adesso io vado a mettere questo impasto nuovamente qua dentro, metto la pellicola, questo lo metterò in un'altra coppa, un'altra ciotola, metto la pellicola, eccolo qua, e adesso vado a metterlo di nuovo in forno spento con lucina accesa, ora mi sistemo la pellicola per bene, forno spento con lucina accesa per 30 minuti. Ogni 30 minuti per 3 volte dovremo ripetere la stessa cosa. Poi alla terza volta dovremo fare i tagli. Quindi adesso vado a mettere in forno spento con lucina accesa per 30 minuti. Ci vediamo dopo. Eccoli qua i nostri impasti. Adesso, trascorsa un'altra mezz'ora, la prima mezz'ora, andiamo a fare la seconda piega. Avete visto, no? La prima piega come l'ho fatta. Poi il secondo panetto l'ho fatto da sola. Quindi andiamo a prendere il nostro impasto, lo mettiamo su piano infarinato. Lo prendiamo, aspettiamo, lo passiamo sul nostro piano e ogni tanto infarinando facciamo come abbiamo fatto prima. Prima lo allarghiamo, io vorrei che vedeste, questa è una bolla, cioè si stanno creando le bollicine. Allora, infarino le dita, con i polpastrelli vado leggermente, delicatamente ad allargare il nostro impasto. Guardate! Guardate, che bella, che bella, che spettacolo, si vedono tutte le bollicine, sono contenta, contenta. Allora, allarghiamo l'impasto perché dobbiamo fare la seconda piega. Ora prendiamo l'impasto delicatamente, facciamo la stessa cosa di prima. Appiccichiamo bene qua, proprio dico appiccichiamo perché veramente dobbiamo chiudere, proprio dobbiamo fissare. Intanto vediamo le bollicine, guardate, facciamo la stessa cosa di prima, tipo un portafoglio, vedete, o un libro, come per spiegarvi bene, e chiudiamo, fissiamo tutto quanto, e questa è la seconda piega, chiudiamo nuovamente al libro, in questo modo, delicatamente, da non far scoppiare le bollicine, mi raccomando, stessa cosa, ecco, vedete, tanto mo vi faccio vedere questo, e l'altro me lo faccio da sola, se no sarei troppo ripetitiva. Andiamo a dare una leggera pirlata, aiutandoci con la farina, sempre semola. Eccola qua. Come vedete si vedono tutte le onde, sono tutte onde di alveoli, le bollicine. Andiamo a mettere nella ciotola infarinata. Vediamo così, guardate. Chiudiamo e andiamo a mettere nuovamente in forno spento con lucina accesa per un'altra mezz'ora. Quindi sarà la terza piega, la prossima e l'ultima. Io vado a fare il nostro impasto, che come vedete è qua dentro, e faccio la stessa cosa come ho fatto con quello. Arrivati alla terza piega. Ecco qua, guardate. Allora, adesso già un poco di farina c'era già di prima. Andiamo a spolverare ancora, ecco, allora, e vado a mettere l'impasto sul piano di lavoro. Mi vado a infarinare le mani, spolverò un po' la superficie della vostra pasta e vado ad allargare l'impasto come prima. E ora ripetiamo la stessa piega, come abbiamo fatto prima. Assicuratevi, mi raccomando, che non si appiccichi, altrimenti mettete un po' di farina sotto. E adesso rifacciamo la stessa cosa al libro come abbiamo fatto prima. A questo punto diamo la forma. Come vedete io poi nel frattempo ho preparato l'altro panetto. Quindi incominciamo a dare la forma. Io vorrei fare la forma di un filone. E naturalmente, guardate le bolle, e naturalmente per l'angolo, vedete, si formerà la forma e le bolle si stanno vedendo ancora di più. Allora, intanto spolveriamo anche di farina. Poi la forma, naturalmente, la decidete voi, eh? Potete fare la pagnotta, potete fare ciò che volete. Allora, vado a mettere
sulla... Aspettate, mi sistemo bene. Ecco. Aspetta, vi ho messo la pezza sotto, quella, lo spinaccio sotto, così non cammina. Ecco qua. Vado a sistemarmi bene la forma, in questo modo. E adesso mi ricavo l'altra forma, esattamente come ho fatto con quella. Sto preparando l'arma da taglio. Allora, e adesso ho messo i due panetti qua sopra e vado a crearmi dei tagli. I tagli li facciamo a nostro piacere. Come vedete, vi potete sbizzarrire come volete. Qui in questo caso sto facendo uno stelo. Facciamo anche la stessa cosa di qua. Beh, è bello fare i tagli. Voi potete usare una lametta, potete usare un taglierino, un coltello ben affilato, potete usare ciò che volete. Vedete che pian piano i tagli già si stanno aprendo. Andiamo a spolverare per bene i nostri panetti. Che belli. Io adoro panificare e lo sapete. Ecco qua. Quando sto con le mani nella farina sto proprio nel regno di Dio. Allora, adesso che facciamo? Mettiamo questo tegame con questi due panetti in forno spento con lucina accesa fino al raddoppio, 4, 5, 6 ore a seconda, lo dico sempre, a seconda, non ogni forno a sé, a seconda della pasta madre, come cresce, come bella, bella matura. Quindi, fino al raddoppio, sì, si vede, tanto si vede quando è raddoppiato, e quindi possiamo infornare, quindi ci vediamo dopo. Il nostro pane è bello lievitato, guardate, in sole 4 ore, guardate com'è lievitato. Beh, dobbiamo dire che la temperatura ci aiuta tanto, sta facendo più caldo, e la pasta madre è bella matura, la mia tetina, e quindi tutto ci sta, tutto va a meraviglia in questo modo. Allora, ho preriscaldato il forno a 250 gradi ventilato, e ho messo il pentolino sotto. Una volta che noi inforniamo il pane, cuociamo per 40-45 minuti, però come dico sempre, ogni forno è sé. Ecco, allora, 40-45 minuti, 10 minuti prima della fine della cottura togliete il pentolino, mi raccomando. Poi, una volta cotto il nostro pane bello dorato, lo mettete su gratella ad asciugare. E poi ci vediamo quando è proprio freddo, freddo, freddo. Per l'assaggio. Per l'assaggio, brava Alice mia. Eh sì, perché se il pane non è freddo non lo possiamo tagliare. Peccato, perché sennò non esce bello come vogliamo noi. Quindi ci vediamo quando il pane è cotto e si è raffreddato. Ciao! Ciao! Siamo pronti? Guardate, guardate, guardate! Io vorrei che vedeste gli alveoli, guardate, vedete? È uno spettacolo, è uno spettacolo! Allora, io naturalmente, Lorena, ci dividiamo una fetta? Oddio no! Vedete gli alveoli? No, non è una cosa spettacolare. E più andrà il tempo, più passerà il tempo e più sarà più alveolato, perché piano piano sto studiando sempre di più come fare, no? E voi lo sapete che ho imparato insieme a voi a fare la pasta madre e insieme a voi a fare il pane con i buchi, quindi già questo per me è un grandissimo risultato, veramente. Io sono onesta e ho imparato insieme a voi, lo sapete. Allora, che facciamo adesso? Io vado a tagliarmi due pomodori, vi faccio vedere come faccio quando mi faccio il pane. Fai vedere, fai vedere. Togli questa fetta. Aspetta, hai ragione. Lo metto qua. Dovete vedere la mamma quando... No, che poi Davide dice, no? Madonna mia, tutta la rinfusa. Qua diciamo, usiamo dire, tutta la rinfusa. Dovete vedere papà come si fa i panini. Invece Davide... I capperi uno accanto all'altro. E il formaggio non deve uscire fuori dal panino. Oddio. Ecco. E che altro... No vabbè dai, io sono quella più astratta, diciamo, quello proprio preciso, naturale, no però ognuno c'è il modo, no? Il suo modo di mangiare, insomma. Allora, ho messo i pomodori, vabbè faccio quest'angolo, va, ho messo i pomodori, mi metto il sale, poco, mi metto l'olio, vabbè devo mettere pure i peperoncini, però metto un goccio d'olio d'oliva. E ci metto i miei amati peperoncini. Allora, chi vuole assaggiare insieme a me? Chissà quanti vogliono assaggiare, io sono più che sicura. Allora.
Sta cadendo tutto. Io non credo. Sta cadendo l'olio. Io non credo che ci sia bisogno di commentare questo assaggio. Non credo, no. Mamma. Come dico sempre, quando mangio queste cose, io sono in paradiso. Sono soddisfatta del mio pane, sono soddisfatta di proprio di come è venuto. Vedete, no? Facendo le pieghe, il risultato. Naturalmente dipende anche dalle farine, dipende proprio da come facciamo l'impasto e tutto. Io spero che vi piaccia il mio pane. Se volete farlo, fatelo. Potete anche cambiare farine, non è un problema. Quindi io vi ringrazio, tanto mo mi finisco questo pane perché non vedo l'ora. Vi ringrazio veramente di cuore per tutto. E che dire, se lo fate, fatemelo sapere perché ci tengo tantissimo, ok? Grazie a tutti, una buonissima giornata da Tiziana Mani in Pasta, alla prossima!